tornando alla tinta, un racconto personale. Una volta la mia amica Jessica, bionda, che tra parentesi hanno sempre dei nomi di... non farmelo dire, brutti. No, vabbè. No, vabbè. Jessica chiama bionda. Jessica, immaginavo fosse bionda. Comunque, non voglio chiedere come si chiama lei. Jessica, non so. Si è fatta la tinta, no? Dovevamo uscire, io non me l'aspettavo, per cui mi ha mandato un po' in confusione anche a me. Allora, insomma, allora l'ho portata ad un museo impegnativo. Mi sono spaventata, no, ho avuto un po' paura, perché davanti a un quadro di Picasso a un certo punto proprio ha buttato gli occhi indietro, sangue dal naso, sono spaventata. E cosa hai fatto? Meno male che avevo in borsa un dentifricio. E allora, insomma... Cosa c'entra il dentifricio? Ma sì, allora va bene tutto, Claudio, non c'è problema. Allora, che sia chiaro, dai, che voglio andare avanti. Stessa cosa vale per gli uomini biondi. Ah. No. Però lì si nota meno, lì è un po'... Perché poi come fanno gli uomini biondi? Voi uomini bruni, biondi, rossi, non importa, basta parlare di calcio e figa e capite qualunque cosa. Sì.